Allora, buongiorno a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi ho un supporto importante, spirituale, non la vedete l'aura attorno a me, ma a parte le stronzate, oggi parliamo di respirazione. Parliamo di respirazione perché fino a prova contraria noi dobbiamo respirare e mangiare. Wow! Il processo è il medesimo. Noi inspiriamo ossigeno dal naso, dalla bocca, decidete voi sulla base di quanto poi volete vivere. Il percorso dell'ossigeno è carino, dovete sapere che l'atmosfera è composta per un 21% di ossigeno che noi inaliamo, lo potete inalare dal naso o dalla bocca sulla base di quanto volete vivere, ma dopo ne parleremo di questa cosa qui. L'ossigeno entra nel naso, va negli alveoli polmonari incontra delle cellule bellissime, conosciute come globuli rossi e scientificamente chiamati eritrociti, questi eritrociti hanno un compito che è quello di trasportare l'ossigeno. Il compito è talmente importante che sono delle cellule senza nucleo. Gli eritrociti cedono il nucleo per permettere a questo complesso chiamato emoglobina, con all'interno un gruppo M, in cui all'interno c'è il ferro ridotto, perché è un ferro 2+, quindi con due protoni al posto di 3, del ferro 3+ in questo caso, e questo ferro 2+ può trasportare l'ossigeno. È per questo che gli anemici, o comunque quando abbiamo basso ferro, siamo più stanchi, anche la tiroide funziona meno, perché il ferro serve anche per l'attivazione della tiroperossidasi, che è un enzima importantissimo per la sintesi di ormoni tiroidei, per l'attivazione dello iodio, quindi il ferro è molto molto importante, anche per altre cose, ma soprattutto per questo. Quindi l'ossigeno si lega a questa emoglobina, il globulo rosso va in circolo, arriva nei capillari in prossimità delle cellule del nostro corpo e l'ossigeno, papà, gli spara l'ossigeno. L'ossigeno entra nella cellula e dove va? Nel mitocondrio. Ne abbiamo già parlato di mitocondrio, quindi potete andarvi a vedere il video dove parlo di mitocondrio, ve lo consiglio perché è bellissimo. Come già detto in precedenza, l'ossigeno dove va? Va nel complesso 4 mitocondriale, dove c'è un citocromo C. Questo citocromo C al ferro, ovviamente, dove si potrebbe legare l'ossigeno? Da nessuna parte, eccetto che nel ferro. Quindi nel ferro si lega. Il mitocondrio tiene questo ossigeno e questo ossigeno deve ricevere delle cose. Cosa riceve l'ossigeno? Come abbiamo già detto, mangiamo. Dobbiamo mangiare e respirare. Dovete vedere il cibo come un pool di elettroni. Fate finta che siano elettroni. Protoni con elettroni, un protone è un elettrone. Quando mangiamo ci sono le classiche reazioni di cui abbiamo parlato diverse volte, la glicolisi per produrre energia dal glucosio, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa poi. Bene, questa cosa qui che cosa va a generare? Un sacco di elettroni che corrono per andare verso l'ossigeno. L'ossigeno è un ossidante, le sostanze che prendiamo con i cibi sono riducenti, l'ossigeno vuole ossidare le altre cose e vuole essere ridotto, vuole gli elettroni da impazzire. Bene, gli elettroni arrivano all'ossigeno, si formano delle cose, si formano delle propulsioni grazie a sta cosa qua e viene prodotta energia. Bene, siamo qua, Ivan è nato, posso parlare, posso guardare, posso trasmettere ciò che vedo dall'esterno in qualcosa di interno, posso percepire il mondo, posso amare, posso mangiare, posso bere, posso sborrare, posso fare tutte quante queste cose qui, fantastico. Ma respiro! Ma come devo respirare? Oh qua! Un sacco di gente pensa di saper respirare, invece non sa respirare. Potrà dire, sì, io so respirare perché vivo, perché ho una buona saturazione al 97%, wow, guarda, sto benissimo, però non è proprio così. Nel senso che c'è un modo di respirare. E non è con la bocca che si respira, è col naso che si respira. I motivi sono eterogenei e la differenza tra naso e bocca è sostanziale. È una differenza tale che vi può portare a essere più o meno ipertesi, avere una glicemia più o meno buona, avere dei denti più o meno storti, avere o non avere le apnee notturne, avere una buona frequenza cardiaca, una buona performance, una buona capacità di utilizzare l'ossigeno, le carie dentali, più o meno carie dentali e più o meno carenze minerali all'interno del vostro corpo. Ma perché tutta questa cosa qui? Che cos'è? Cosa c'è di così importante a respirare? Innanzitutto, quando l'aria entra dal naso, abbiamo questi ossicini che sono chiamati, vabbè, turbina. Cazzo si chiamano gli ossicini? Ah, turbinati. Sono questi ossicini che si chiamano turbinati che prendono l'aria, innanzitutto la riscaldano, dopo la umidificano, poi la pressurizzano, aumentano la pressione di quest'aria in modo tale che possa arrivare meglio negli alveoli. Questi globuli rossi possono prendere questo ossigeno e portarlo in circolo. Quindi è già qualcosa di estremamente importante. Inoltre, quando respiriamo al naso, abbiamo le ciglia che controllano il flusso, ovviamente, e abbiamo anche la possibilità di produrre ossido nitrico. Dovete pensare all'epitelio del naso come l'epitelio del vostro pene. Quando c'è uno sheer stress, uno stress, in particolare uno stimolo, in questo caso lo stimolo è l'inspirazione,
aumenta la produzione di questo ossido nitrico. Vasodilata, il naso si fa rosso, no? Quando avete infiammazioni, quando siete allergici a qualcosa, quando respirate il polline, quando vedete una bella figa, tante volte il sangue dal naso, no? Che vedete su One Piece quando Sanji vede le fighe con le tette, uguale, ok? Bene, è uguale, perché il nostro naso, quando aumentiamo l'inspirazione, produce l'ossido nitrico e ci vascolarizziamo. La produzione di questo ossido nitrico, dalle mucose, dall'epitelio del naso, ovviamente non è che rimane lì. Sì, serve come antibatterico questo ossido nitrico, ma permette anche una vasodilatazione, un aumento del flusso sanguigno globale, tanto che respirare dal naso ci può abbassare la pressione arteriosa, perché le arterie sono più vasodilatate. Ma l'abbassamento della pressione arteriosa non dipende esclusivamente dal fatto che c'è un aumento di ossido nitrico. Fosse così facile. No, la verità è questa, che se io adesso mi metto a correre 10 km, a 10 km non ci arrivo, ok? I miei mitocondri fanno schifo e le mie fibre rosse sono inesistenti, ok? Sono uno sprinter, considerate, quindi faccio cagare, però mettiamo che riesco a fare 10 km a correre. Se io respiro con la bocca, devo fare circa 45-50 atti respiratori al minuto per ossigenarmi in modo concreto. Se invece respirassi solo dal naso, me ne basterebbero 16-20. Perché questo? Prevalentemente per la pressione dei turbinati generata quando io inspiro l'aria. Punto primo. Punto secondo, perché se io mi adatto a respirare col naso, tutta la componente dei tessuti molli, ok? Le fossette nasali, tutte queste cose qui, quindi anche componenti strutturali, col tempo si allargano, si ampliano, ok? Il cavo orale diventa più grande. La linea, che si chiama linea di Francoforte, ovviamente dopo dipende, perché se avete 50 anni e iniziate oggi a respirare col naso, non è che vi può troppo cambiare la morfologia, però qualcosa cambia, ok? Ma se voi fin da subito respirate col naso, la linea di Francoforte si allarga. Voi avete una maggiore potenza, efficienza masticatoria, potete utilizzare i denti per staccare il collo delle persone senza problemi, lo potete fare, perché inizia tutto ad ampliarsi. Ed è così che non avete più apnee notturne, è così che i denti non sono storti, perché l'arcata dentale ha la possibilità di far sviluppare i denti in largo e non in alto, come di solito succede quando respirate con la bocca. Il fatto di avere una maggiore pressione dell'ossigeno e far percepire ai nostri chemiocettori, che sono nel bulbo, mio padre buono, mesencefalo, ponte e bulbo, stiamo parlando del tronco encefalico, la parte finale, il midollo allungato, in quella parte lì ci sono i chemiosensori, ok? Percepiscono il quantitativo di ossigeno, la pressione dell'ossigeno, quanto ossigeno c'è, quanto acidità c'è, quanti idrogeni ci sono. Questo è importante da percepire. Prevalentemente penso che si percepisca l'anidride carbonica, il quantitativo di HP. Quando inspiro col naso ho una buona pressione dell'ossigeno, quando respiro con la bocca non ce l'ho. Se io percepisco, se il mio corpo percepisce che non ho abbastanza ossigeno, cosa succede? Mi aumenta la frequenza cardiaca, divento più iperteso perché l'ossigeno vuol dire che non c'è abbastanza forza per spingere, cioè quindi devo automaticamente spingerlo di più, quindi il cuore batte con maggiore frequenza. Io aumento anche la frequenza respiratoria, cazzo, ragazzi, devo prendere ossigeno, ma che succede qua? Perché non avviene nulla? Ok? È un casino. Per questo è giusto respirare col naso, ma c'è un'altra cosa. Respirare col naso ci permette di mantenere più anidride carbonica. Sì, quella cosa negativa che surriscalda il globo, proprio questo. Non si sa di quanto, non si sa perché, però sì, lo surriscalda. Infatti passiamo all'elettrico perché, sai, la benzina fa schifo. Poi dalla benzina e dal petrolio produciamo tutto quello che vediamo attorno a noi, e ci serve anche per fare i buchi a terra, per estrarre il litio alla fine, il petrolio, sì. Il petrolio ci serve per costruire le macchine elettriche, sì, anche. Il petrolio ci serve per produrre elettricità, poi alla fine, sì, anche quello. Però comunque l'anidride carbonica fa malissimo a noi, al mondo, tanto che meno anidride carbonica abbiamo dentro di noi, meno siamo efficienti. 5% di anidride carbonica dentro il nostro corpo, l'italiano medio ha 5% perché respira con la bocca. Noi dovremmo avere di più, dovremmo avere un 30%, dovremmo avere molta più percentuale di anidride carbonica. Perché questo? Perché avere anidride carbonica ci permette di rilasciare l'ossigeno e farlo andare dal globulo rosso alle cellule. E è questo il processo che ci interessa. Lo scambio, quindi, che va da una parte all'altra. Se non ho anidride carbonica, questo non avviene. Se questo non avviene, tutti i miei sistemi non capiscono un cazzo. E quindi devo aumentare la frequenza respiratoria, che è ciò che avviene quando respirate con la bocca. Respirare dal naso vi fa vivere di più, perché avere un cuore che batte meno, essere meno ipertesi, avere una buona masticazione, perché i tessuti molli non collassano se respirate dal naso, le fossette nasali diventano più ampie, sono più efficienti, l'arcata dentale di più, non dovete spendere un sacco di soldi dal dentista se insegnate a vostro figlio a respirare col naso, è importante. Un'altra cosa che succede quando respiriamo con la bocca e quindi andiamo in iperventilazione è che, avendo poca anidride carbonica, ho tanta alcalosi, perché sapete, i sistemi funzionano così. Quando ho tanta alcalosi voglio diventare più acido, quando ho tanta acidosi voglio essere più alcalino. Come funziona?
che se io ho tanta alcalosi devo in qualche modo abbassare la frequenza respiratoria oppure eliminare bicarbonato. Se io ho tanta acidosi devo aumentare la frequenza respiratoria oppure trattenere bicarbonato. Ovviamente se io aumento la frequenza respiratoria perché non sono efficiente nel prendere l'ossigeno, dovrò eliminare bicarbonato dalle urine. Il problema qual è? Che quando elimino bicarbonato dalle urine elimino anche sodio, elimino anche magnesio, coglioni. E ipertensione arteriosa. Che cazzo, è importantissimo avere il magnesio. È anche importante avere i bicarbonati, a dire la verità. Perché tutti i metaboliti che produciamo quando ci alleniamo, i cibi che mangiamo, che nella maggior parte dei casi lo sappiamo che sono acidi, non che questo possa cambiare il nostro pH, ragazzi. Porca troia, non ci siete ancora arrivati. Il nostro pH rimane così, ovviamente. 7.45, è quello il nostro pH. Non se ne va, non cambia. Sì, un po', 5 in meno, un pochino di più, quello è, ma la verità è questa. È vero che abbiamo omeostaticamente la capacità di riportarlo nelle condizioni normali, però questa omeostasi dipende dalle nostre abitudini alimentari, cazzo! Ok? Quindi utilizzate un po' il poco di sale che vi è rimasto nella zucca e pensate che se noi facciamo dieta prevalentemente acida e ci alleniamo tanto, il bicarbonato aiuta. Non è che sono idioti i campioni di determinate discipline, anche aerobiche, che utilizzano il bicarbonato per migliorare la performance. Non sono scemi, ok? C'è sempre un motivo, mi raccomando. Quindi non cadete in quelli che sono i preconcetti dati da un'istruzione finalizzata a utilizzare esclusivamente i farmaci. E mi fermo qua. Se respiro con la bocca, elimino bicarbonati. Il mio corpo deve fare più fatica per mantenere l'equilibrio acido-base, quindi lo dobbiamo aiutare di più. Come lo aiutiamo di più? Inspira col naso, basta, usa il naso, fine. Ti fa bene, stai benissimo. E c'è un'altra cosa importantissima, e queste sono domande da €1 milione. Questa è $1 million question, ed è questa. Come faccio a smettere di alzarmi la notte e a pisciare? Voglio smetterla di pisciare durante la notte, perché mi sveglio per pisciare, la prostata mia sta bene, però non ho un riposo ottimale. Come cazzo devo fare? Allora ragazzi, è molto facile. Durante la notte producete GH e vasopressina. Il GH, anche questo vi permette di legare i liquidi, infatti chi si fa GH è un po' più acquoso, e la vasopressina pure. È un peptide prodotto dalla nostra neuroipofisi, assieme all'ossitocina, e serve per aumentare le acquaporine, che nel rene ci aumentano l'acqua che leghiamo. Alle donne questa cosa qui non piace, però a noi uomini piace molto, perché non vogliamo alzarci la notte e pisciare. È una cosa improponibile, non lo vogliamo fare. Magari una volta, però c'è chi si sveglia 2 o 3 volte. Bene, la vasopressina non viene prodotta se io ho un sonno ondelente di merda. E il sonno ondelente di merda quando è che ce l'avete? Quando respirate con la bocca. Le apnee notturne non portano l'aumento di vasopressina e quindi eliminate i liquidi. Le cose funzionano così. Se noi non respiriamo col naso e respiriamo con la bocca perché non sappiamo respirare col naso, abbiamo più apnee notturne. Perché se durante il giorno abbiamo meno ossigenazione quando respiriamo con la bocca, durante la notte è la stessa cosa, se non peggio. Quindi state a pancia in su possibilmente, cercate di tapparvi la bocca all'inizio, sarà complesso, però questo vi permette di respirare col naso, di ossigenare i tessuti, di avere un miglior sonno ondelente, perché la vasopressina viene prodotta durante il sonno ondelente, e quindi a non svegliarvi durante la notte per pisciare. Questa è una cosa importantissima. C'è un'altra cosa estremamente importante. Quando respirate col naso avete una stabilizzazione, una modulazione emotiva cognitiva maggiore, perché il vostro naso, le nostre narici sono in diretto contatto con componenti del sistema limbico, che sarebbe il sistema di modulazione emotiva. Sono a contatto con la corteccia piriforme, a contatto con l'amigdala, a contatto con l'ippocampo. Il fatto di respirare col naso va a generare delle oscillazioni a bassa frequenza che poi servono per integrare dei circuiti interni, in questo caso il sistema limbico, ma anche della componente corticale esterna che serve per la funzione esecutiva, la working memory, l'ippocampo in questo caso che serve per il consolidamento delle informazioni. Riusciamo a generare delle oscillazioni particolari che ci permettono di ricordare degli eventi, eventi visti, eventi vissuti, quindi memoria episodica, che ci consentono di avere un miglior tempo di reazione, che ci consentono una maggiore interocezione. Quindi ci percepiamo di più quello che sta succedendo all'esterno, percepiamo di più come ciò che avviene da fuori si ripercuote nel nostro sistema, nel nostro corpo, nel nostro mondo interiore. Avere più consapevolezza di quello che succede vuol dire avere più controllo. Se io ho controllo, ho meno ansia. Quindi la respirazione, in questo caso la meditazione però attiva, dove respiriamo, dove inspiriamo e espiriamo dal naso, dove ci focalizziamo sulla respirazione nasale, ok? Profonda possibilmente, 60 secondi a ciclo, quindi 6 respiri per 10 secondi a respiro. È importantissima per la modulazione emotiva. E se anche siete persone molto ansiose, persone che stanno prendendo antidepressivi, persone che vanno dallo psicologo per i problemi esistenziali, per traumi, per qualunque cosa fa parte della nostra vita, respirate col naso, fate delle sedute di respirazione, aggiungete
alla terapia che state facendo in questo periodo delle pratiche respiratorie col naso. Immaginatevi in un posto tranquillo, immaginatevi dove volete essere, con chi volete essere. Utilizzate l'immaginazione, utilizzate la manifestazione, visualizzate. Perché ricordatevi che la mente va a generare delle circostanze quando comunque è attivata, quando utilizzata da un punto di vista creativo, quindi quando gli facciamo sfruttare la creatività di cui siamo capaci, ci sincronizza con il futuro che stiamo immaginando, che stiamo visualizzando, che desideriamo. Quindi immaginate, visualizzate, parlate, esprimete, create, ok? Dai pensieri alle cose. Fatelo. Buon respiro, ragazzi.